Allora, guardate un pochino in che condizioni, come vi sembra? È brutto, c'è di benzina. Che c'è? La bottiglia di benzina. Gli alunni della Nazareno Carchiti osservano attentamente il fiume. Come si chiama, ragazzi? Garussi, Garussi. Ecco. E notano, che cosa notate? Tu cosa noti? Spazzatura. È una bottiglia di benzina. E va buttata? No! No! Si deve mantenere pulito? Sì! E voi siete che cosa? Piccoli ecologisti! E allora dovete rispettare che cosa? L'ambiente! Gli entusiasti seguono il percorso per arrivare al Parco San Rocco, accompagnati dalla collaboratrice Concetta Spatola e dalla maestra di religione Gilda Carnovale, nonché dalla maestra Pina Bertucci, andiamo! Il percorso è lungo? Quanto è lungo il percorso per arrivare a San Rocco? 2? No, più di 2 chilometri? Sì. Vabbè, ma voi siete 5-6. Siete ginnici, bravi. Gli attrezzi lavoro. A posto? Ce l'abbiamo qui. Quindi camminate tranquillamente. Arrivate al parco. Iniziamo, non inizierete. Anche le maestre dovranno adoperarsi, I parchi vanno rispettati. Eccoci arrivati al Parco San Rocco, la stupenda chiesetta. Maestra di religione, piano, guardate un po' come è trattato male, poverino. I maestosi alberi. Dalla pino all'abete, ma c'è anche il platano. La rituale preghierina Santa Maria, davanti Madre di Dio, alla chiesa, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Molto sentita dalla maestra di religione Gilda Carnovale e ripetuta dalla collaboratrice Spatola Concettina, nonché dai nostri piccoli ecologisti. Una guardata intorno al Parco San Rocco, che dista 2 chilometri dalla scuola Nazareno. Ora ci metteranno al lavoro, certo è che faranno quel che potranno. Ragazzi, c'è una fontanella là, molto bella, perché non puliamo la fontana? Ciao Vincenzo, andiamo a pulire la fontana. Maestro, allora, c'è qualche altro sito, vedete? No, dietro la chiesa, no. Abbiamo detto la fontana, dai. Una stupenda fontana, opera degli Scalpellini Serresi. Purtroppo abbandonata, non curata come meriterebbe. Ma queste dove le metto? Saranno i ragazzi adesso ad occuparli, vero? Ti occuperai della fontana? Sì. Chiama gli altri compagni, fai venire qui. Benedetto!
e puliremo. Venite qua! Tutti qua, venite! Ma questi dove li metto? Che sono i miei? Adesso ti dirò. Che facciamo? Puliamo la fontana. Molto bella, vedete? Bellissima. Ah, questi però, dove li metti? Mettili per il momento in angolo, ma sai che la plastica non può... Non la possiamo buttare la plastica. No, perché, ma che sono per questo, per me. Da devi utilizzare. Ho capito. Li metto qua con il al momento, sì. Dai, datele da fare, forza. Mi ci metterò anche io. Chi mi vuole riprendere? Di voi? Io. Vi farò vedere come si deve fare. Amici. Devi guardare. Sì, ecco. Sì, so, so. La più grande chi ce l'ha? Mi danno. Dai, hai i guanti? Io guanti non ho. Allora, prendiamo i guanti. Cioè, hai i guanti? Sì, ma... Mettiamo, mi danno una parte. Faccia. Andiamo un po'. Aspetta un attimino. Bravo. Tu hai i guanti? Sì, no. No. Dai. Anche se è buona l'acqua. Buona. A me se è buona l'acqua. Sì, l'acqua. Non male. Quella che non deve rimanere. Guardate, le foglie vedete che c'è il bagno, bravo. Guarda l'ombra, mi viene incontro. Me lo posso fare io adesso? Poi, il comune penserà, vede? Ma, maestro, non credo che pensi. Sono non ci servono al momento le mutande, non vanno però di tanto in un luogo così bello, vi pare? La vuoi riprendere la fontana? Sì, perché no? Me la sai da chi è stata fatta? Me la tieni a viaggio, no. Lo salvo? Dagli scottondini di Serra San Bruno. Viaggio, me la tieni? Tranquillo. E dove la metti? Dopo. Dove la metti questa? Metterò nella giacca. Dove la metto?